Capolavoro è un brano che racconta un po' la nostra crescita personale e artistica, anche perché tornare con le stesse cose sarebbe un po' essere sempre gli stessi e non cambiare mai. Dopo 15 anni ci siamo accorti che non avevamo mai inciso un album di inediti. Abbiamo messo insieme un team di autori che hanno cucito su misura musicalmente i brani, ma anche testualmente. I testi nascono anche da nostri confronti, dialoghi, discussioni, quindi hanno convissuto con noi un anno e mezzo questi autori, e questo è il risultato di un anno di lavoro. Sanremo ha un'importanza diversa per noi perché quest'anno festeggeremo 15 anni insieme, 15 anni di carriera, 15 anni che sono iniziati da quel palco. Ed è il palco perfetto perché un po' Sanremo in questi anni è cambiato, Sanremo è diventato una vetrina mediatica incredibile, quindi per noi non c'era posto migliore per cercare di presentare, ecco, questo nuovo progetto capolavoro e quello che sarà poi il disco che uscirà prossimamente. L'America è la metafora del ragazzo che sogna di uscire fuori appunto dalla propria comfort zone in realtà. È un po' racconta la nostra storia, noi che raccontiamo appunto questo nostro sogno di vivere di musica, c'è questa contrapposizione tra il sentimento e il lavoro, no? Come ambizione personale. Ci riteniamo tre ragazzi privilegiati che hanno avuto l'opportunità improvvisamente di conoscere il mondo, conoscere nuove culture, imparare nuove lingue. Magari col tempo riconosci che hai, se vogliamo dire, sacrificato la tua adolescenza tra il tempo non trascorso con i tuoi amici, però poi c'è sempre tempo nella vita per recuperare alcune cose. Siamo stati sempre abituati a vedere le critiche in modo costruttivo. È chiaro che ognuno ha i propri gusti, ha il proprio parere. Alla fine quello che conta è far musica, divertirci in primis e mettersi sempre in discussione, anche perché pensa che noia essere sempre nella comfort zone. È un po' quello che stiamo facendo quest'anno con questo nuovo progetto. Sai qual è la vera forza del volo, secondo me? La grande diversità. Siamo talmente diversi che nascono sempre delle idee originali. Se fossimo uguali, con gli stessi caratteri, con le stesse voci, con gli stessi gusti, secondo me sarebbe il più grande danno. È dal contrasto che nasce la scintilla, e questa è la nostra grande forza, e meno male. Abbiamo ben preciso l'obiettivo, che è il bene del gruppo, il bene del volo.